Vittozzi di nome Lisa. Sì. Di dove? Sappada. Bellunese. Bellunese. Oh, parto dalla fine. È impressionante la sua fisicità. Cioè, se facciamo braccio di ferro, io finisco al tappeto. Ma lo dicono tutti per scherzare, però... Tra l'altro, io ho intervistato al telefono, insomma, Simona Gioli, che è molto mascolina, l'ex volleyista, e mi dicono che insistere molto sulla mascolinità, sulla fisicità. È impressionante vedere le vene che fiora, le arterie. Quanto si allena, Lisa? Parlo di palestra, parlo di questo corpo così tonico, insomma. No, mi alleno molto e quindi è per questo che... Ma altro rispetto al biathlon? Altro, intendo, palestra? Sì, palestra. Quante ore, Lisa? Tante, 25 ore a settimana. Però, adesso che siamo in riposo, in ferie diciamo, in tutto si allena? Adesso sono in ferie. Quanto si allena in ferie? Nulla proprio? Non mi alleno in ferie. Ah, proprio no. Stacco completo. Stacco completo. Se fossimo invece in periodo di carico di allenamento, com'è la giornata tipo? Quante ore la sveglia per avere questo tipo di corporeità, che credo rimanga anche fra mezzo secolo? Mi sveglio, faccio allenamento alle? Mattino. Alle? Alle 8, 8 e mezza sono al poligono, mi alleno. Dove? A Forni Avoltri. Provincia di? Belluno. E Udine. Ok. Infatti volevo arrivare lì, sapevo che lei è friulana. Sì, di... Sì, friulana. Poi? Niente, mangio, faccio un bel riposino pomeridiano e poi attività nel pomeriggio e quindi... Il riposino quanto dura? Un'oretta. Alla notte a che ora dorme? Alle 10:30. Ah, presto proprio. Fidanzata, sposata? Fidanzata. Spero con un atleta? Non con un atleta. Diciamo il nome, l'età, la professione? Di dov'è? Sono Marco, è delle mie parti. La prima o la seconda? Cioè bellunese? È Veneto. Uh-huh. Studia. Che cosa? Fisica. Anni? 25. Vi sposate? Spero di sì. Figli in arrivo? Per ora no. Anche perché significherebbe uno stop alla carriera? No, per ora no. Era la prima Olimpiade? Prima Olimpiade. Poi invece, sulla sua giornata tipo, diciamo, l'alimentazione. Io ad esempio mangio solo gelati e vedo i risultati, carboidrati. Lei? No, io sto molto attenta, ho una persona che mi segue. E... Ah, non un mental coach, ma un dietista. Sì, una persona che mi sta molto dietro, mi fa una dieta apposta per me, per le intolleranze, eccetera, eccetera. Facciamo l'esempio del buffet, alla fine io, se resta qualcosa, è tutto mio, diciamo. Ma in queste situazioni, Lisa, come si comporta? Riesce a resistere? No, in queste situazioni mangio normalmente. Anche durante le gare non sto tanto attenta a cosa mangio perché ho bisogno di energie, quindi cerco di mangiare di tutto. Lisa, la sua Pyeongchang. Inizio Olimpiade c'erano meno... 18? Ah, meno 18. Meno 18. Un cuore come il mio rischia di finire all'ospedale. Sì. Il suo? Il vostro? Il cuore di un atleta? Intendo, la temperatura si abbassa, la pressione si alza. Poi c'è anche la pressione, l'attesa, l'ansia, eccetera, eccetera. Io sarei ansiolitici, beta bloccanti, eccetera, eccetera. Un atleta? Pulsazioni basse, non succede niente. No, non succede niente, è un po' più faticoso per il freddo che si patisce un po' di più, però diciamo al poligono è un po' più difficile perché magari ti si congelano le mani, arrivi a sparare che sei un po' freddo e non va bene. 1,70 e? 6. Per 58? No, 60, in attività 63. Lisa, lei è la prima biatleta che io vedo dal vivo. Sì. Tutte sono così fisiche, hanno questa tonicità visivamente apprezzabile o di Dorothea Wierer io ho in mente il viso, non l'ho mai vista in abito da sera neanche in TV. Sono tutte così o è lei l'iceberg, diciamo, da questo punto di vista? È lei. Ah, ecco, ci sono. Non sono tutte così, però... Quasi. Sì. Meno che... Qual è la numero uno del vostro mondo, Lisa? Sul piano proprio del personaggio e dei risultati o anche della storia? Beh, Dorothea Wierer. Italiana, ma... Italiana. E no, proprio a livello mondiale. Il Messi e Cristiano Ronaldo della storia del biathlon maschile e femminile, se esiste. Ma maschile, Martin Fourcade. Fra gli italiani? No? In generale. Di dov'è Fourcade? Francese, sì. Donne, ce ne sono tante. Daria Domracheva, Kajsa Makarainen.
Invece voglia di rotocalchi, voglia di gossip, no? No. Penso a Francesca Piccinini, siamo lontani. Calendari, calendari, come si dice, non, insomma, sexy calendari? Isola dei famosi? No. E invece, poi ormai la lascio, è uno degli sport più faticosi il suo? Tutti gli sport sono faticosi, quindi non lo considero il più faticoso, però... Lisa, molto. Vittozzi non avesse fatto la biatleta, avrebbe fatto la pastaia, l'impiegata. No, la modella, non so. No. Laureata in? No? Non so. Diplomata in? Diplomata in ragioneria. Dopo carriera sarà in? Non ne ho idea. I genitori vengono alle gare, si chiamano? I genitori vengono alle gare, mia mamma si chiama Nadia Fontana, mio papà Ubaldo Vittozzi. Ex atleti? No? No, mia mamma ha fatto fondo, però... L'ultima domanda invece è il segreto, anzi, la longevità, no? Per ben che le vada farà altre due Olimpiadi? Sì, penso di sì. Tre no? Non lo so.